nuovamente collegati con il Palatenda di Piombino. Ultimi due quarti della settima giornata del girone di andata tra Basket Golfo Piombino e San Giorgese Basket. Primi due quarti che si sono conclusi con i gialloblu locali in vantaggio di due punti, 3-5-3-3 sul tabellone del Palatenda, grazie ai due parziali di 14-20 per San Giorgese nel primo quarto. La risposta di Basket Golfo nel secondo, 21-13 il parziale a favore degli uomini di Coach Padovano. 5 punti realizzati da Jacopo Pozzi, 5 da Camillo Bianchi, 4 da Roberto Maggio, 8 da Alessio Iardella, 3 da Giacomo Guerrieri, 4 da Giuliano Biancani e 6 da Marco Franceschini per Basket Golfo Piombino. Per San Giorgese 2 di Tommasini, 15 di Benzoni, 11 di Zennaro, 2 di Priuli, 3 di Giacomelli per il 35-33, con il quale si aprono le ostilità in questo terzo quarto. Maggio, Gabellieri, Pozzi, Marmugi e Bianchi, lo starting five per Coach Padovano. Primo possesso per Piombino, Roberto Maggio a trovare lo scarico per Luca Marmugi, ancora un errore da tre punti per il numero 20 gialloblu che ancora non ha iscritto il proprio nome al referto. Primo attacco del quarto per San Giorgese, palla nelle mani di Tomasini. Camillo Bianchi a fronteggiare il top scorer dell'incontro, Benzoni, che prende il palleggio, resta e tiro da tre punti. L'errore del numero 6 Lombardo, calpesta la linea laterale nel tentativo di recupero palla il numero 15 Giacomelli, rimessa laterale per Piombino. Camillo Bianchi a trovare Roberto Maggio che si incarica di condurre l'attacco gialloblu fronteggiato da Zennaro. Palla nelle mani di Jacopo Pozzi che dopo un avvio bruciante con 5 punti realizzati, costretto lungamente in panchina, 2 falli per lui. Conclusione da 3 punti fallita da Roberto Maggio. Giacomelli fronteggiato dallo stesso play gialloblu. Benzoni spalla a canestro a cercare il taglio di Priuli. Palla recuperata da Jacopo Pozzi. Circola la palla velocemente per Basket Golfo. L'errore dall'angolo di Andrew Gabellieri. Raccoglie rimbalzo in attacco Luca Marmugi. Apre il proprio tabellino. 2 punti per il numero 20 gialloblu. 3-7-3-3. Più 4 per Piombino. Altra palla recuperata da Roberto Maggio, fronteggiato da Zennaro. Scarica per Andrew Gabellieri che non esita a prendere la conclusione pesante del più 7 Piombino. 4-0-3-3 per gli uomini di Coach Padovano. 5 punti per aprire questo terzo quarto e scavare il primo sensibile margine rispetto a San Giorgese. Penetrazione lungo la linea di fondo che trova le mani di Zennaro, il piazzato del numero 7, conclusione da 3 punti per lui. 4-0-3-6, si riporta a meno 4 San Giorgese. Roberto Maggio ancora in palleggio mancino, fronteggiato da Zennaro. La ricezione di Camillo Bianchi, Luca Marmugi a trovare Andrew Gabellieri che restituisce il possesso a Roberto Maggio. Forza la penetrazione il numero 33 gialloblu, usa il gomito interno per liberarsi della difesa avversaria, colto in infrazione dalla coppia arbitrale. Primo fallo per lui e palla nelle mani di Benzoni. Adesso Tomasini a gestire l'attacco per San Giorgese. Priuli raddoppiata da Camillo Bianchi, Benzoni scusate raddoppiata da Camillo Bianchi, Luca Marmugi. La palla ancora nelle mani di Zennaro che prende il tre punti frontale che non trova il fondo della retina. Rimbalzo di Camillo Bianchi. Andrew Gabellieri a commettere infrazione di passi nella partenza in palleggio. Seconda palla persa consecutiva dal numero 33 gialloblu. 7 minuti e 19 alla fine del terzo quarto, quando gli arbitri richiedono ai ragazzi presenti sul parquet del Palatenda di effettuare l'asciugatura dello stesso dopo la scivolata di Andrew Gabellieri. Riprende il gioco con Zennaro fronteggiato da Roberto Maggio a gestire l'attacco per San Giorgese.
il gioco a due con Benzoni, palla recuperata da Jacopo Pozzi, transizione spinta da Roberto Maggio, conclusa con l'appoggio al tabellone di Camillo Bianchi, che raccoglie anche il fallo del numero 5 ospite Tomasini. Canestro buono e un tiro a disposizione per Camillo Bianchi, più 6 Piombino, 4-2-3-6, settimo punto per Camillo Bianchi, che sbaglia il tiro libero. Roberto Maggio a conquistare un'altra rimessa dal fondo, si getta sul pallone che stava per uscire dalla linea di fondo, lo fa carambolare sul corpo dell'avversario, conquista il possesso, 13 secondi sul cronometro dei 24 per concludere l'attacco gialloblu, che si apre con la ricezione di Jacopo Pozzi, palla consegnata ancora a Roberto Maggio, che si prepara a raccogliere il blocco di Luca Marmugi. Perde palla il play gialloblu, Benzoni in palleggio a superare la limita a campo, finita la conclusione da tre punti, scarica per Tomasini. La coppia arbitrale dovrebbe aver preso queste decisioni, sicuramente un antisportivo per il per la San Giorgese, la opportunità per Camillo Bianchi di una soluzione a cronometro fermo, manda a bersaglio il primo dei due tiri liberi a propria disposizione, 2-2 per il numero 13 gialloblu, massimo vantaggio per Piombino sul 4-4-3-6 e possesso a cavallo della linea di metà campo per gli uomini di coach Padovano. Andrew Gabellieri a ricevere comodamente la rimessa di Camillo Bianchi, palla nelle mani di Roberto Maggio, consegnato ancora per Andrew Gabellieri, Jacopo Pozzi fronteggiato da Benzoni, Camillo Bianchi a far arrivare il pallone nelle mani di Roberto Maggio, che subisce il fallo della difesa sangiorgese, il numero 14 Priuli, colpevole del fallo, si accomoda in panchina. La coppia arbitrale invita il coach sangiorgese ad avere un atteggiamento più consono. 14 secondi allo scadere dei 24, time out, minuto di sospensione sul 44-36 per Piombino, diventano 9 i punti realizzati da Camillo Bianchi, 5 ancora quelli da Jacopo Pozzi, primi due punti l'incontro anche per Luca Marmugi, 4 per Roberto Maggio, 3 per Andrew Gabellieri, 8 per Alessio Iardella, 3 per Giacomo Guerrieri, 4 per Giuliano Biancani, 6 per Marco Franceschini. Dall'altra parte 2 punti di Tomasini, 15 di Benzoni, 14 di Zennaro, 2 di Priuli, 3 di Giacomelli per gli uomini di coach Gandini. Parziale di 9-3 ad aprire questo terzo quarto per Basket Golfo Piombino, dopo che i primi due quarti si erano chiusi sul 35-33 per i gialloblu locali. Tutto è pronto per la ripresa del gioco, rimessa laterale per Piombino, pronto Roberto Maggio ad incaricarsi della stessa, Andrew Gabellieri, Luca Marmugi, Camillo Bianchi, Jacopo Pozzi a completare il quintetto degli uomini di coach Padovano. Ricezione lontano da canestro per Luca Marmugi, Andrew Gabellieri questa volta parte correttamente in palleggio, lo scarico per Luca Marmugi che si apre per la conclusione pesante, la manda a bersaglio, 4-7-3-6, massimo vantaggio per Piombino, 6 minuti e 08 sul cronometro del terzo quarto, primo allungo deciso per gli uomini di coach Padovano, difficoltà per l'attacco sangiorgese,
La palla però giunge nelle mani del numero 4 Peroni, che mette a segno la bomba che riporta a meno 8 San Giorgese rispetto a quanto prodotto fino adesso dall'attacco piemontese. Andrea Gabellieri fronteggiato dall'autore dell'ultimo canestro pesante, prova a rispondere il numero 33 gialloblu. Seconda bomba messa a segno dal numero 33 piemontese. Dall'altra parte ancora una soluzione rapida dall'angolo per San Giorgese, che conquista il rimbalzo in attacco. Altro possesso, raccoglie il palleggio Tomasini, cerca lo scarico lungo la linea di fondo. Andrea Gabellieri a leggere la traiettoria del passaggio di Tomasini, a recuperare palla. Concitata azione d'attacco per Piombino. Palla persa lungo la linea laterale, rimessa ancora nelle mani di Benzoni per San Giorgese Basket. Tomasini a gestire l'attacco per Coach Gandini, fronteggiato da Roberto Maggio. Camillo Bianchi si occupa di Benzoni, esce a ricevere ancora Peroni, che rifiuta il tiro da tre punti. Ancora un fallo in attacco visto dalla coppia arbitrale, colpevole dell'infrazione il numero 9 Scuratti. Primo fallo per lui, rimessa dal fondo per Camillo Bianchi. Attacco gestito ancora da Roberto Maggio. Jacopo Pozzi a ricevere, immediata conclusione dall'arco per il numero 7 gialloblu, che ritrova la via del canestro dopo i primi 5 punti realizzati in apertura di match. 5-3-3-9 sul tabellone del Palatenda, massimo vantaggio per Piombino, più 14 per gli uomini di Coach Padovano. 18-6 il parziale con il quale si è aperto questo terzo quarto. 5 minuti e 16 secondi di gioco nella terza frazione. Piombino raggiunge il massimo vantaggio sul 53-39. Ancora costretto a chiedere time out il coach ospite per trovare le contromisure per bloccare l'attacco piombinese, che in questo momento riesce a produrre tiri ad alta percentuale di realizzazione. Tira con il complessivo 41% dal campo Basket Golfo Piombino, 17 su 41, 6 su 18 la percentuale nel tiro dall'arco, 13 su 15 dalla linea del tiro libero. Stessa percentuale al tiro ma con meno tiri presi per San Giorgese Basket, 14 su 34, 38% nelle conclusioni pesanti, 9 su 24 per gli ospiti in maglia scura, 2 su 3 nei viaggi sulla linea del tiro libero. Sostanziale pareggio nella lotta rimbalzi, 22 i palloni catturati sotto i tabelloni dagli uomini di Coach Padovano, 20 da quelli di Coach Gandini. Si esce dal time out con l'attacco San Giorgese. Costretto a raccogliere il palleggio Benzoni, Tomasini a trovare un palleggio e tiro in allontanamento che non trova la via del canestro. Transizione di Basket Golfo non conclusa da Camillo Bianchi, che sbaglia da sotto il tiro del potenziale più 16. Funziona la difesa di Camillo Bianchi sul bomber Benzoni, che prende una conclusione forzata da tre punti. C'è l'aiuto di Gabellieri, ritenuto falloso dalla coppia arbitrale. Ancora un'opportunità a cronometro fermo per Benzoni, le cui percentuali di tiro sono scese nel corso di questo terzo quarto. Non fallisce però la prima conclusione dalla linea del tiro libero. Raggiunge quota 16 il numero 6. Fa 2 su 2 dalla linea del tiro libero, raggiunge quota 17 e riporta a meno 12 il divario rispetto a quanto prodotto fino adesso da Basket Golfo Piombino. Non esita a prendere la conclusione pesante frontale Jacopo Pozzi, errore dall'arco per il numero 7 gialloblu.
dentro fuori per l'attacco sangiorgese. Errore da tre punti, rimbalzo in attacco di Benzoni che commette in frazione di passi l'errore al tiro dall'arco per il numero 13 Tedoldi. Ancora palla persa per Sangiorgese, ulteriore opportunità per Basket Golfo Piombino per allungare il punteggio fissato sul 53-41. Deve fronteggiare la difesa zona messa in campo dal coach Sangiorgese l'attacco piombinese. Ricezione profonda di Luca Marmusi, tende il movimento, spalla a canestro, commette in frazione di passi, palla persa per Piombino. Nuovo attacco per gli uomini che devono recuperare uno svantaggio di 12 punti. Ancora Benzoni in ricezione, spalla a canestro. Va a servire l'assist che Scurati trasforma in due punti, riporta a meno 10 i propri colori. 5-3-4-3, 180 secondi alla fine del terzo quarto. Accentua la pressione difensiva sangiorgese per liberarsi della difesa di Peroni. Jacopo Pozzi usa illegalmente il fisico, fallo per lui, terzo della sua partita. Camillo Bianchi ed Andrew Gabellieri ad accomodarsi in panchina, Alessio Iardella e Giacomo Guerrieri a completare il quintetto con Roberto Maggio, Jacopo Pozzi e Luca Marmusi. Possibilità per Sangiorgese di riportare ad una cifra sola lo svantaggio rispetto a Basket Golfo Piombino. Prova a farlo Tomasini con palleggio, arresto e tiro, cattura il proprio rimbalzo in attacco. Luca Marmugi impedisce al numero 5 ospite una comoda conclusione da sotto, fallo del numero 20 gialloblu. Due tiri liberi per Tomasini quando Giuliano Biancani torna in campo prendendo il posto in regia di Roberto Maggio. Non sbaglia la prima conclusione del suo match dalla linea del tiro libero Tomasini, raggiunge quota 3. 4 punti per lui, 2 su 2 dalla linea del tiro libero. 5-3-4-5, 2 minuti e 40 alla fine del terzo quarto. Ancora Piombino che deve fronteggiare la difesa zona 3-2 messa in campo dal coach ospite. Prova a farlo con il palleggio Giacomo Guerrieri. Scivolamento lungo la linea di fondo di Alessio Iardella, lo scarico per Jacopo Pozzi, palleggio, arresto e tiro del numero 7 gialloblu. Il ferro rifiuta la sua conclusione, Benzoni a guidare la transizione, perde palla con la partenza in palleggio il numero 13 Tedoldi, calpesta la linea laterale. Ancora un time out in campo a 2 minuti e 15 dalla fine del terzo quarto. Terzo quarto fino a questo momento che vede un parziale di 18-12 favorevole a Basket Golfo Piombino, che ricordiamo va chiuso in vantaggio dei punti le prime due frazioni sul 35-33. Contribuiscono al fatturato di Basket Golfo Piombino Jacopo Pozzi con 8 punti, Camillo Bianchi con 9, Luca Marmugi con 5, Roberto Maggio con 4, Andrew Gabellieri con 6, 2 su 5 nel tiro pesante per lui. 8 punti di Alessio Iardella dalla panchina, 3 di Giacomo Guerrieri, 4 di Giuliano Biancani e 6 di un positivo Marco Franceschini che tira con il 75% complessivo dal campo. Dall'altra parte 4 i punti di Tomasini, 17 di Benzoni, sempre più top scorer dell'incontro, 14 di Zennaro, 50% da 3 punti per lui, 2 punti per Priuli, 3 di Giacomelli, 3 di Peroni, 2 di Scuratti a completare il fatturato di Sangiorgese Basket. Il gioco è ripreso con il possesso nelle mani di Basket Golfo Piombino. Giacomo Guerrieri in palleggio a trovare Alessio Iardella, sembra dare i due frutti la difesa zona di coach Gandini, lo scarico di Giuliano Biancani a centroarea per Jacopo Pozzi, il movimento spalla canestro del numero 7 gialloblu. Morbida conclusione all'interno del pitturato, nuovo più 10 per Piombino, raggiunge la doppia cifra anche Jacopo Pozzi, 10 punti per lui, palleggio, arresto e tiro per Tomasini, lotta e rimbalzo vede prevalere Benzoni,
fallo alla difesa, due punti. Per il numero 6 ospite, opportunità di completare il gioco da tre punti. 5-5-4-7 a 1 minuto e 36 dalla fine del terzo quarto. 19 fino a questo momento i punti realizzati da Benzoni. Diventano 20 con la conclusione dalla linea del tiro libero. Riporta a meno 7 i propri colori. Giuliano Biancani a trovare Camillo Bianchi. Ancora la difesa a fronte dispari di San Giorgese Basket. Non ha trovato ancora le soluzioni migliori per affrontarla l'attacco piombinese. Ci pensa adesso Iardella con la penetrazione, il tiro mancino del nuovo più 9. Dall'altra parte la penetrazione di Peroni, lo scarico per Scuratti, lo contrasta al tiro Luca Marmugi. Entriamo negli ultimi 60 secondi di gioco di questo terzo quarto, quando Scuratti commette su Giuliano Biancani il proprio secondo fallo dell'incontro. Siamo in zona bonus anche per San Giorgese Basket. Due tiri liberi per Giuliano Biancani. Jacopo Pozzi si accomoda in panchina per questi ultimi 56 secondi, 9 decimi del quarto. Torna Marco Franceschini a completare il quintetto di coach padovano. Giuliano Biancani riporta in doppia cifra il vantaggio di Basket Golfo Piombino con il primo tiro libero realizzato. Più 11, 5-9-4-8, 2 su 2 per Giuliano Biancani dalla linea. Benzoni a scaricare per numero 4 Peroni, circola la palla, giunge nelle mani di Tomasini. Lo scarico ancora per il numero 4 San Giorgese, che mette a segno la seconda bomba del proprio incontro. Riporta meno 8 San Giorgese Basket, 33 secondi alla fine del terzo quarto. Ancora la difesa 3-2 che Giuliano Biancani tenta di battere con la conclusione pesante. 20 secondi rimangono all'attacco San Giorgese per chiudere il quarto. Tomasini in palleggio, non aspetta il blocco di Giacomelli, si costruisce dal palleggio il tentativo da tre punti che non va a bersaglio. La soluzione quasi da metà campo di Alessio Iardella, che balla sul ferro. Si chiude un secondo quarto favorevole ai colori giallo-blu piombinesi. 5-9-5-1 per Basket Golfo Piombino alla fine di un terzo quarto chiuso sul 24-18 dagli uomini di coach padovano, il quarto con il maggior numero di punti realizzati dalla squadra piombinese. Ripetiamo i punteggi individuali con i quali si sono chiusi i primi tre quarti di gioco. Ha raggiunto la doppia cifra Jacopo Pozzi, 10 punti per lui, 67% nelle conclusioni pesanti frutti del 2 su 3, 44% totale dal campo, 4 su 9 per lui la percentuale di realizzazione. 9 punti per Camillo Bianchi, che tira con il complessivo 60% dal campo, 5 per Luca Marmugi, 4 per Roberto Maggio, 6 per Andrew Gabellieri. Raggiunge la doppia cifra con l'ultima penetrazione mancina anche Alessio Iardella, 10 punti per lui, 3 per Giacomo Guerrieri, tutti punti maturati da conclusioni dalla linea del tiro libero. Non ha fatto ancora il suo ingresso in campo per coach padovano con il numero 6 Giovanni Esposito. 6 punti realizzati da Giuliano Biancani, perfetto dalla linea del tiro libero, 4 su 4 per lui. 6 punti per Marco Franceschini, frutto del 3 sul 4 al tiro dal campo per il numero 12 giallo-blu. Dall'altra parte 4 i punti di Tomasini, 20 di Benzoni, 14 di Zennaro, 2 di Priuli, 3 di Giacomelli, 4 di Peroni, autore dell'ultima bomba del quarto per San Giorgese Basket, 2 di Scuratti per il complessivo 59-51 con il quale entriamo nell'ultimo e decisivo quarto di questo match della settima giornata di andata del campionato di Serie B, girone A. Basket Golfo Piombino reduce da una striscia di 3 vittorie consecutive prima del turno di riposo, cerca il poker per raggiungere quota 8 in classifica. San Giorgese Basket fermo
a 4 punti, prova ad agganciare i gialloblu piombinesi in classifica. Possesso alternato premia San Giorgese, primo attacco per gli uomini di Coach Gandini. Tomasini a gestire il possesso fronteggiato da Alessio Iardella. Il taglio nel pitturato di Priuli non viene premiato. Tomasini ancora dall'arco, 0 su 4 per lui nelle conclusioni pesanti. A gestire l'attacco Alessio Iardella. Giuliano Biancani a trovare Giacomo Guerrieri, la penetrazione del capitano gialloblu. Non controlla il pallone in palleggio il numero 5, rimessa dal fondo per San Giorgese. Ancora Tomasini a gestire il possesso in palleggio, cambio difensivo fronteggiato adesso da Marco Franceschini. Tedoldi in penetrazione centrale, corto il suo tiro. Giuliano Biancani a chiamare il gioco offensivo, si allarga a ricevere Marco Franceschini, che poi prende il piazzato dalla media, sbaglia la conclusione il numero 12 gialloblu, non ci sono suoi compagni a rimbalzo. Possesso importante per San Giorgese, attacchi ancora a secco in questo quarto quarto. Cerca il no look Benzone, aiutato dal ferro. Soluzione forzata del numero 4 Peroni. Buona la posizione difensiva di Alessio Iardella, fallo di sfondamento dell'altro numero 4 presente sul parquet. Zennaro torna a prendere posto in quintetto, Tedoldi ad accomodarsi nuovamente in panchina. Giuliano Biancani, Camillo Bianchi, Alessio Iardella, Giacomo Guerrieri e Marco Franceschini a comporre il quintetto per Coach Padovano. Peroni, Tomasini, Benzoni, Zennaro e Priuli a comporre quello di Coach Gandini. 8 minuti e 33 secondi alla sirena finale. Giacomo Guerrieri a ricevere da Giuliano Biancani il pallone, che poi torna nelle mani di Alessio Iardella. Sfrutta il blocco di Marco Franceschini. Ancora una penetrazione del numero 4 gialloblu, fallosamente interrotta dalla difesa di San Giorgese, nello specifico il numero 14 Priuli, accusato del fallo. Lo richiama in panchina Coach Gandini. Due tiri liberi a disposizione di Alessio Iardella per riportare in doppia cifra il vantaggio di Basket Golfo Piombino. Primo libero a bersaglio, 5 su 5 per il numero 4 gialloblu, 6 su 6 per lui dalla linea del tiro libero. Nuovamente più 10 per Piombino sul 6-1-5-1. 8 minuti e 20 dalla fine dell'incontro. Allunga la difesa Basket Golfo Piombino, prova a batterla con la ricezione profonda il numero 9 Scuratti. Esce con il possesso Benzoni, fallo subito, due tiri liberi per lui. 6 su 9 dal campo per il numero 6 ospite, 4 su 7 nelle conclusioni pesanti, 4 su 4 la linea di tiro libero. 20 punti fino a questo momento messi a segno dal numero 6, diventano 21. Conferma le sue doti di bomber del girone. 2 su 2, 22 per lui. Meno 8 San Giorgese, 8 minuti e 09 alla conclusione del match. Giuliano Biancani in palleggio a trovare Alessio Iardella fronteggiato da Zennaro. Giacomo Guerrieri a sfruttare il blocco di Marco Franceschini, che taglia poi a centro area, non viene premiata il suo movimento. Cerca di riconquistare il rimbalzo in attacco dopo l'errore di Camillo Bianchi. Commette fallo il numero 12 gialloblu, terzo fallo della sua partita. Pronto a rientrare Jacopo Pozzi, che prende il posto in quintetto del capitano gialloblu Giacomo Guerrieri. Benzoni, Zennaro, Tomasini,
Peroni e Scuratti a completare il quintetto per gli ospiti. Zennaro a gestire il possesso fronteggiato da Alessio Iardella. Palla ricevuta da Tomasini. Peroni in palleggio a trovare ancora Benzoni. La conclusione un po' avventurosa del numero 6 ospite. Non trova il fondo della retina. Giuliano Biancani spinge la transizione. Lo scarico per il tiro da tre punti di Camillo Bianchi che non va a bersaglio. Si lotta a rimbalzo. Scuratti a conquistare il rimbalzo difensivo per Coach Gandini. Zennaro a servire ancora il top scorer dell'incontro Benzoni. Lo scarico per Tomasini. Ancora palla nelle mani di Benzoni. Fa saltare il proprio avversario diretto. Fallisce la conclusione da tre punti. Palla nelle mani di Giuliano Biancani. 7 minuti alla fine del match. Più 8 per Piombino. 6-1-5-3. Ancora difesa zona proposta dagli ospiti. Alessio Iardella in punta a sfruttare il blocco di Jacopo Pozzi. Infrazione di piedi del numero 5 Tomasini. Viene resettato il cronometro dei 24. 14 secondi a disposizione per l'attacco piombinese. In questo momento iniziano gestiti dal palleggio mancino di Alessio Iardella. Lo scarico in angolo per Jacopo Pozzi che mette a segno la bomba del nuovo più 11 Piombino. 6 minuti e 35 secondi alla sirena finale, nuovo massimo vantaggio per Piombino. Non riesce l'anticipo di Jacopo Pozzi. 2 punti realizzati da Tomasini che raccoglie anche il fallo della difesa gialloblu, nello specifico di Marco Franceschini. Opportunità di completare il gioco da 3 punti per il numero 5 ospiti che raggiunge quota 6 come punti realizzati. Si accomoda in panchina Giuliano Biancani a gestire gli ultimi 6 minuti e 26 secondi di regia per Coach Padovano. È chiamato nuovamente Roberto Maggio. Completa il gioco da 3 punti Tomasini, raggiunge quota 7 come punti realizzati, riporta a meno 8 San Giorgese Basket che continua con la difesa che produce un'altra palla recuperata, prova a trasformarla in azione d'attacco. Benzoni usa il gomito sinistro per liberarsi della buona di posizione difensiva assunta da Jacopo Pozzi. Fallo in attacco per il numero 6 ospite. Cambio possesso, palla recuperata di squadra ancora per Basket Golfo Piombino. Marco Franceschini ad accomodarsi in panchina a lasciare il posto di numero 5 in quintetto a Luca Marmugi. Maggio, Iardella, Bianchi, Marmugi e Pozzi a comporre il quintetto che affronta gli ultimi 6 minuti di gioco qui al Palatenda. Roberto Maggio in palleggio. Lo scarico per Camillo Bianchi, 10 secondi alla fine della conclusione dell'azione di attacco. La conclusione di Jacopo Pozzi, rimbalzo in attacco di Camillo Bianchi. Balla sul ferro la conclusione del numero 13 gialloblu. A rimbalzo un fallo a un al numero 7 gialloblu Jacopo Pozzi, quarto fallo personale per lui. 5 minuti e 46 secondi dalla fine del quarto quarto. È in zona bonus Basket Golfo Piombino. Ferma a 3 come falli di squadra San Giorgese Basket, che con Tomasini e Zennaro supera la limite a campo per il nuovo attacco. Va fino in fondo Zennaro con la conclusione mancina, errore da sotto per il numero 7 ospite, rimbalzo di Luca Marmugi. Alessio Iardella a gestire l'attacco gialloblu, non ha fretta di trovare la conclusione il per Roberto Maggio. La palla ancora nelle mani di Alessio Iardella, palleggia resta il tiro del numero 4 gialloblu, errore per lui, rimbalzo di Benzoni che si occupa di trasformare immediatamente in offensiva l'azione di difesa. Palla sporcata dalla difesa gialloblu, possesso ancora nelle mani degli ospiti con 17 secondi a disposizione per concludere l'azione di attacco. Sceglie di abbassare il quintetto Coach Padovano per affrontare la difesa aggressiva di Coach Gandini.
Giuliano Biancani a prendere il posto in quintetto di Camillo Bianchi. Gioca sostanzialmente con tre guardie il coach gialloblu. Contemporaneamente in campo Giuliano Biancani, Roberto Maggio, Alessio Iardella. A giocare dal numero 4 Jacopo Pozzi, in posizione di centro con il numero 20 Luca Marmusi. Benzoni a rifiatare in panchina, probabilmente coach Gandini intende dargli minuti di riposo per poi riproporlo prima della, per gli ultimi minuti decisivi del match. Lo scarico per Tommasini fronteggiato da Roberto Maggio, sale a portare il blocco Scuratti, Zennaro in palleggio, non supera la difesa di Alessio Iardella. Fischia la palla a due la coppia arbitrale, il possesso premia Basket Golfo Piombino. Roberto Maggio a gestire l'attacco appoggiandosi su Jacopo Pozzi, rapida circolazione attraverso Giuliano Biancani, Alessio Iardella. In questo momento è fermo l'attacco gialloblu, soluzione individuale cercata da Jacopo Pozzi che non è fortunato nella propria conclusione ma raccoglie il fallo del numero 14 Priuli, quinto fallo personale per il numero 14 ospite, che conclude qui il proprio match con due punti realizzati, 1 su 4 dal campo, 6 rimbalzi tali conquistati, 3 in attacco, 3 in difesa, una palla persa e una palla recuperata. Jacopo Pozzi dalla lunetta sbaglia il secondo tentativo, raccoglie rimbalzo in attacco Luca Marmusi, nuovo possesso per Piombino che continua a mantenere 8 punti di vantaggio su San Giorgese Basket. Ancora un attacco gestito da Giuliano Biancani, l'arresto e tiro da 3 punti da distanza notevole, ancora Luca Marmusi a concedere ai propri colori un ulteriore possesso. Lo scarico per Roberto Maggio, la penetrazione del numero 22 gialloblu, nuovo rimbalzo in attacco di Jacopo Pozzi. Altro fallo, questa volta Benzoni è incolpato del fallo Jacopo Pozzi in lunetta per incrementare il proprio bottino personale che fino a questo momento è di 13 punti. Buono il primo tiro libero del numero 7 gialloblu che raggiunge quota 14, regala Basket Golfo Piombino il nuovo più 9. 2 su 2 per Jacopo Pozzi, 6-6-5-6, nuovamente in doppia cifra il vantaggio di Basket Golfo Piombino quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco dell'incontro. Basket Golfo per mantenere il vantaggio fino a qui accumulato, San Giorgese Basket per provare a rientrare in partita. La soluzione di Benzoni dall'angolo viene rifiutata dal ferro, rimbalzo in attacco per Tommasini, deviazione della difesa gialloblu, ancora possesso per San Giorgese Basket, 11 secondi sul cronometro dei 24 per concludere l'azione, in allontanamento la palla per Zennaro, Pescura fallo ancora per Alessio Iardella, secondo fallo per lui. Due tiri liberi ancora per il numero 5 Tommasini che mette a segno con l'aiuto del primo ferro la propria prima conclusione dalla linea del tiro libero, sbaglia la seconda, rimbalzo in difesa di Jacopo Pozzi. 6-6-5-7 per Piombino a 3 minuti e 25 dalla fine del match. Giuliano Biancani, Alessio Iardella, Roberto Maggio, Luca Marmusi e Nicola Pozzi a comporre il quintetto di coach padovano. Ricezione profonda di Luca Marmusi che si muove spalla a canestro, cerca l'assist per Giuliano Biancani che tagliava lungo le linee di fondo, non riesce a controllare il proprio movimento il numero 8 gialloblu, calpesta la linea di fondo, palla persa per Piombino, nuovo possesso per San Giorgese che ha l'opportunità di riavvicinarsi nel punteggio. Rifiutano le conclusioni pesanti Zennaro e Tommasini,
va in penetrazione il numero 4 Peroni, sbaglia da sotto Scuratti, ancora palla nelle mani di Roberto Maggio. A 2 minuti e 40 dalla fine del match si allarga a ricevere Luca Marmugi, adesso Iardella che prova l'uno contro uno lungo la linea di fondo con Scuratti, che non tiene il primo passo del numero 4 gialloblu. Fallo alla difesa, due tiri liberi per Alessio Iardella, fino a questo momento perfetto dalla linea del tiro libero, 6 su 6 per lui, 12 punti complessivi del numero 4 gialloblu. Interrompe la serie di realizzazioni dalla linea del tiro libero, primo errore per lui, mette il secondo e regala a Basket Golfo Piombino nuovamente un vantaggio di 10 punti a 2 minuti e 33 dalla fine dell'incontro. Ricezione ancora profonda, spalla canestro di Benzoni, soluzione forzata del numero 6 ospite, premiata dal fischio arbitrale che attribuisce a Luca Marmugi un fallo sul tiro del numero 6 ospite. Due opportunità ancora per lui dalla linea del tiro libero, anche lui fino a questo momento perfetto con un 6 su 6 complessivo, 22 punti realizzati fino a questo momento, condisce la propria prestazione anche con 9 palloni catturati sotto rimbalzi, 7 rimbalzi difensivi e 2 in attacco per il numero 6 di coach Gandini. 33 minuti e 17 secondi sul campo per lui, 6 su 12 totale dal campo, 4 su 7 nelle conclusioni pesanti, più 21 in valutazione. L'opportunità di incrementare i suoi dati statistici. Arriva il primo errore dalla linea anche per il numero 6 top scorer dell'incontro, rimane a più 10 il vantaggio di Basket Golfo Piombino, 0 su 2 in un momento assolutamente decisivo dell'incontro. Palla recuperata dalla difesa piombinese dopo una deviazione dell'attacco sangiorgese, palla nelle mani di Roberto Maggio, 2 minuti e 20 alla fine dell'incontro. Nuovo attacco gialloblu con la possibilità di allungare ulteriormente il divario tra le due formazioni. Lo scarico nell'angolo per Jacopo Pozzi che trova la bomba del più 13, 7-0, 5-7 per Basket Golfo Piombino. Costretto a chiedere time out il coach di San Giorgese Basket. Raggiunge i 18 punti realizzati Jacopo Pozzi con questa conclusione dall'angolo, 4 su 6 nelle conclusioni pesanti per il numero 7 gialloblu, che ripetiamo raggiunge quota 18, tira con un complessivo 6 su 13 dal campo. Rimangono 9 punti realizzati da Camillo Bianchi, 5 quelli da Luca Marmugi, 4 Roberto Maggio, 6 Andrew Gabellieri, 13 di Alessio Iardella, 3 di Giacomo Guerrieri, 6 di Giuliano Biancani, 6 di Marco Franceschini per Basket Golfo Piombino. Dall'altra parte 8 punti di Tomasini, 22 di Benzoni, 14 di Zennaro, 2 di Priuli, 3 di Giacomelli, 6 di Peroni, 2 di Scuratti, per il complessivo 70-57 a 123 secondi dalla fine del match. Undici a sei il parziale di questo quarto, il pubblico prombinese apprezza l'atteggiamento dei propri giocatori, l'incita al rientro in campo dopo il time out. Tomasini in palleggio a trovare ancora Benzoni, fa saltare il proprio avversario diretto Jacopo Pozzi, che commette il quinto fallo del proprio incontro. L'esperienza del numero 6 ospite ha fatto saltare il proprio avversario diretto, si è appoggiato a lui nel momento in cui lo stesso stava ricadendo, lo ha costretto al fallo, all'opportunità, cronometro fermo.
Mi riprende la serie delle realizzazioni dalla linea di tiro libero, 0 su 3 in striscia per il numero 6 ospite, che interrompe ora la serie di errori, raggiunge quota 23. L'azione fallosa era sul tiro da 3 punti, terzo tiro libero per Benzoni che fa 2 su 3 e riporta a meno 11 San Giorgese Basket, che ora allunga la difesa nel tentativo di mettere in difficoltà l'attacco piombinese di recuperare palla decisive per riportarsi in partita. Supera il pressing in palleggio Alessio Iardella, lo scarico per Giuliano Biancani non è letto dal numero 8 gialloblu, palla persa per Piombino, 1 minuto e 39 secondi alla fine del match, più 11 per Piombino, quando Benzoni prende ancora una soluzione pesante che non trova il fondo della retina, rimbalzo in difesa per Giuliano Biancani, Roberto Maggio a gestire in palleggio il possesso gialloblu, a trovare il fallo della difesa sangiorgese, nello specifico il fallo del numero 4 Peroni, a guadagnarsi il diritto a 2 tiri liberi. Quando siamo giunti a 1 minuto e 24 alla fine dell'incontro, più 11 per Basket Golfo Piombino. Fallisce il primo tentativo dalla linea Roberto Maggio, fino ad ora 2 su 2 per lui, diventa 2 su 3, 4 punti realizzati dal play piombinese. Non sbaglia la seconda realizzazione, 1 minuto e 22 allo scadere dell'incontro, Tomasini in palleggio, si cerca esclusivamente in attacco Benzoni, lo scarico per il numero 4 che in allontanamento cerca la bomba del potenziale meno 9, palla recuperata da Alessio Iardella che si conquista il diritto ad un altro viaggio in lunetta, fallo del numero 7 Zennaro, 1 minuto e 06 secondi alla sirena finale, più 12 per Piombino. Alessio Iardella con i tiri liberi a disposizione per mettere quello che potrebbe essere il sigillo alla quarta vittoria consecutiva del team di Massimo Padovano. Non sbaglia Alessio Iardella, 2 su 2 per lui, raggiunge quota 15 il numero 4 gialloblu. 60 secondi alla fine dell'incontro, quando Tomasini va a appoggiare la comoda soluzione del meno 12, Roberto Maggio in palleggio a superare il pressing degli uomini di Coach Gandini, non ha nessuna intenzione di accelerare le soluzioni Basket Golfo Piombino. Alessio Iardella in palleggio fronteggiato da Benzoni, uno contro uno del numero 4 gialloblu, lo scarico per Marmugi allo scadere dei 24, la soluzione tentata da Roberto Maggio, Benzoni in attacco con l'unico obiettivo di incrementare il proprio tabellino personale. La palla giunge nelle mani di Scuratti che da sotto va a realizzare il 2 punti del meno 10. Ancora in time out a 25 secondi e 8 decimi dalla fine dell'incontro. 7-3-6-3 per Basket Golfo Piombino su San Giorgese Basket. 14-12 fino a questo momento il parziale in favore degli uomini di Coach Padovano, che hanno saputo costruire soprattutto nel terzo quarto l'allungo decisivo dal più 2 con il quale si erano chiusi i primi due quarti, 35-33 per Basket Golfo Piombino, il parziale di 24-18 nel corso del secondo quarto. Basket Golfo è riuscito a mantenere sempre e comunque un vantaggio di relativa tranquillità che ha portato fino a questo più 10 a 25 secondi e 8 decimi dalla fine dell'incontro. Rimessa laterale in zona di attacco per Basket Golfo Piombino. Vediamo se San Giorgese accentuerà la pressione difensiva nella speranza di raccogliere un ulteriore pallone. Non riesce ad effettuare la rimessa nei regolamentari 5 secondi. Basket Golfo Piombino. Non si muove il cronometro. Azione di attacco ancora per San Giorgese,
non trova la soluzione affrettata Zennaro. Sull'ultimo errore di Benzoni probabilmente si chiude il match, 12 secondi alla fine dello stesso. Giuliano Biancani a raccogliere il fallo della difesa lombarda, a guadagnarsi il diritto a due tiri liberi. 7-3-6-3, ripetiamo, a 12 secondi dalla fine di questo incontro, sesto incontro per Basket Golfo Piombino. Sta per maturare la quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Coach Padovano dopo le due sconfitte iniziali in casa con Siena e nel derby a Livorno dopo un supplementare. 7-5-6-3, punteggio fissato dai due tiri liberi di Giuliano Biancani. Benzoni a prendere un'altra conclusione pesante, a fallire il tiro libero, il tiro pesante, il rimbalzo in attacco di Tomasini, 8 decimi di secondo. Arriva la sirena finale qui al Palatenda a sancire la vittoria di Basket Golfo Piombino su San Giorgese Basket. Punteggio finale 7-5-6-3 a favore degli uomini di Coach Padovano. 18 punti realizzati da Jacopo Pozzi, 9 da Camillo Bianchi, 5 da Luca Marmusi, 5 da Roberto Maggio, 6 da Andrew Gabellieri, 15 da Alessio Iardella, 3 da Giacomo Guerrieri, 8 da Giuliano Biancani e 6 da Marco Franceschini per il complessivo 75 con cui Basket Golfo Piombino ha concluso il proprio match. Dall'altra parte 12 punti per Tomasini, 24 per Benzoni, top scorer dell'incontro, 14 per Zennaro, 2 per Priuli, 3 per Giacomelli, 6 per Peroni, 4 per Scuratti per il conclusivo 65 con i quali gli uomini di Coach Gandini hanno chiuso il match. Ribadendo il finale 7-5-6-5 a favore di Basket Golfo Piombino su San Giorgese Basket, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi impegni casalinghi del Basket Golfo Piombino. Buona serata a tutti.